Buongiorno e bentrovati con Sveglia Trieste su Tele4, ore 7, 7 del gennaio 2016. Allora, diamo uno sguardo subito alle prime pagine dei quotidiani, a partire dal Piccolo di Trieste, spiraglio per gli esclusi dell'ISEE. I sindacati Friuli Venezia Giulia sollecitano il ripescaggio per le migliaia di cittadini tagliati dalle nuove regole. L'esempio, un anziano con casa e 700 euro di pensione perde il diritto al welfare. E poi subito sotto la testata l'annuncio da Pyongyang, la Corea del Nord test con la bomba ad H e tutto il mondo trema per il possibile ritorno al nucleare. Migranti e Schengen, controlli e muri non fermano la marea umana. Vertice a Bruxelles su Schengen e sulla stretta dei paesi nordici in Slovenia, arrivi continui. Disastro Triestina, Banca Italia boccia la fideiussione esibita da Favarato. La società che ha emesso la fideiussione Salvo Unione è nella blacklist di Banca Italia. E poi Epifania Trieste, dal Calanfin alla Grotta, la Befana fa gli straordinari. E ancora lavori a Montebello, la galleria passa in eredità al nuovo sindaco, slittano i lavori la galleria di Montebello a dopo le elezioni. E ancora via Torre Bianca, in casa di riposo la polizia trova solo i vecchietti. La polizia entra in casa di riposo e trova solo i vecchietti dopo una richiesta di aiuto per un furto. Consigliere regionale in lutto, addio al leghista Arduini, fu assessore alle finanze. Basket Serie A2, Alma Brusco, risveglio a Verona, Trieste regge metà match, poi sbanda 79 a 62, si salva Landi. Confine blindato il piano di Alfano, criminalità straniera e profughi, il Viminale intende seguire fin dal loro ingresso i soggetti pericolosi, il gelo non blocca la marcia dei rifugiati, 1.000 arrivi al giorno in Slovenia. Il terrorista islamico bruciato sul Pignarulli, accaduto a Pradamano, ma il comune si dissocia dall'iniziativa. Vedete la sagoma del combattente dell'ISIS issata su un falò epifanico a Pradamano. Incidente con lo scooter, un ferito grave. Raffica di furti, si sveglia, urla e si costringe i ladri a fuggire. È successo nel Friulano. Corriere della Sera, Corea sfida atomica, test con la bomba H. La Corea del Nord rinnova la sfida nucleare al mondo con l'annuncio di aver utilizzato per la prima volta un ordigno a idrogeno. Il test con la bomba ad H, sul quale c'è più di un dubbio da parte degli osservatori, ha spiazzato la Cina e incassato la condanna di Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone e Russia verso nuove sanzioni dell'ONU. Migranti, ultimatum tedesco, l'emergenza, i paesi del nord accusano Grecia e Turchia. Cosa rischia l'Italia se si indebolisce Schengen? Linea dura al vertice dell'Unione Europea, più controlli ai confini o facciamo da soli? Al vertice di Bruxelles tutti concordano sull'importanza di Schengen, ma il segretario di Stato tedesco Schröder, sottosegretario all'immigrazione, che dice che l'Unione Europea non ha un efficace sistema di controllo delle frontiere esterne, in particolare tra Grecia e Turchia. Allora ecco l'ultimatum tedesco, sino a quando non avremo una soluzione europea sarà non necessarie misure dei singoli stati. Il Milan affonda, Mihajlovic in bilico, battuto in casa dal Bologna, l'Inter vince, resta al comando della classifica di Serie A. Proseguiamo con il quotidiano Il Piccolo, la minaccia atomica, la Corea del Nord testa la bomba ad H. L'ordigno ad idrogeno detonato la scorsa notte ha provocato un sisma di 5,1 gradi della scala Richter, dura condanna dell'ONU e della comunità internazionale. I dubbi degli Stati Uniti. Il segretario generale del Palazzo di Vetro, Ban Ki-moon, ha chiesto l'immediata sospensione di ogni attività capace di destabilizzare in profondità la regione. Anche Pechino ha espresso ferma opposizione per il passo appunto, della Corea che ha dato il via libera per festeggiare l'operazione, per festeggiare l'arrivo del compleanno di Kim Jong-un.
Anni di sanzioni non fermano quindi la corsa nucleare del regime. Il ministro Gentiloni, gravi violazioni necessarie ad una reazione. NATO e Russia preoccupate per gli esperimenti di Pyongyang. Un paese con quintali di plutonio, la nazione asiatica, ormai ha raggiunto i livelli tecnologici di una superpotenza. Renzi, fra le partite del 2016, spicca il grattacapo Europa, il Premier sempre più insofferente alle briglie poste alla corsa di Roma, ma dietro a Bruxelles c'è il principale contendente, la cancelliera Angela Merkel. Dettagli dagli aiuti di Stato per l'Ilva di Taranto alla ripresa che in Italia viaggia più lenta. Le chiusure di Schengen non frenano la marea, continua il flusso di migranti sloveni a Dobova, 9.300 in 4 giorni. Nei centri di accoglienza temporanea scarseggiano scarpe e vestiti invernali. Il ministro Erjavec smentisce, non abbiamo fermato alcun foreign fighters ai nostri confini. Sentiamo allora il commento del nostro direttore Luigi Bacialli proprio su questa emergenza. Ancora moltissimi auguri di buon anno da parte di tutta la redazione di Tele4. Che cosa porterà la Befana? Speriamo dei provvedimenti concreti per far fronte ad una migrazione senza precedenti. Eravamo stati facili profeti, mesi fa continuavamo a dire: ma è possibile che ancora oggi non si riesca a sapere che cosa il governo intenda fare per arginare l'avanzata di una massa enorme di extracomunitari che arrivano dalla rotta balcanica? Oggi si apprende finalmente, e sono dati molto allarmanti forniti dal Corriere della Sera, faccio notare, non dalla stampa locale, che su questi dati evidentemente preferisce tacere. Il Corriere della Sera comunica che, stando al Viminale, arrivano attraverso i confini con la Slovenia, in Friuli Venezia Giulia, dai 300 ai 400 migranti alla settimana. E quindi significa un numero incredibile di persone: 1600 migranti che entrano in Friuli Venezia Giulia ogni mese, e possono essere ovviamente anche di più. Allora, finalmente il ministro Alfano, dopo aver mandato alcuni soldatini, ha ricevuto dalla questura, pare, un dossier voluminoso dove la PS, il questore, il prefetto chiedono rinforzi. È logico pensare che le cose stiano andando in questo modo, e ancora di rinforzi non se ne vedono. Ma nel momento in cui la Svezia ripristina i controlli alle frontiere, lo fa anche la Danimarca ai confini con la Germania, insomma, perché si teme che ci siano altre invasioni vere e proprie, allora pare che anche l'Italia finalmente si sia svegliata. Diciamo, non è mai troppo tardi, meno male. Oggi, che è il giorno della Befana, può darsi che il ministro Angelino Alfano decida di mandare i mezzi necessari a fermare, o se non altro a controllare per via terrestre e ferroviaria, diciamo i controlli sono terrestri e ferroviari, per intensificare questi controlli, identificare tutte le persone che entrano, e quindi, diciamo, in qualche modo viene ripristinato, viene, diciamo, anzi tolto quel trattato di Schengen che apriva le frontiere. Adesso si va verso una chiusura, l'ha detto la Germania, qui si rischia che il trattato di Schengen vada a farsi benedire data la situazione. Non è per creare allarmismo, ma si sa che arrivano tra tanti migranti anche personaggi che potrebbero portare violenza terroristica nel nostro paese, e quindi i controlli sono sacrosanti, bisogna intensificarli, bisogna rafforzare quanto finora non è stato sufficientemente rinforzato. Poi è chiaro che nessuno vorrebbe il filo spinato che ha steso la Slovenia lungo la frontiera con la Croazia per evitare questi arrivi, ma si fa di necessità virtù, e quindi il primo ministro di Lubiana ha detto: io piuttosto che vedere arrivare
tantissima gente in Slovenia che poi resterebbe rimbottigliata qui perché la Croazia chiude, l'Austria chiude, la Svizzera chiude, poi restano qui e ce li prendiamo tutti noi. Ma tutti questi stanno così attraverso molti rivoli, arrivando nel nostro paese, 300, dai 300 ai 400 profughi alla settimana, che tra l'altro non sono profughi, sono migranti economici per la gran parte. Quindi è gente che viene qui anche dal Marocco e dall'Algeria, perché si stanno infilando anche questi nella rotta balcanica, per vivere meglio. Ma il problema è che noi non siamo in grado di garantire loro un posto di lavoro e un domicilio. Per cui, non essendoci lavoro per i friulani, per i triestini, ma come si può pensare che si possa fare entrare altra gente? Il problema quindi rimane questo. Speriamo ancora una volta che dopo le parole si passi ai fatti, e cioè che il ministro Alfano questi uomini dell'esercito li mandi, che rafforzi ovviamente, che metta a disposizione di polizia e carabinieri più uomini e più mezzi, e che si alzi proprio un muro per evitare che ci siano grossi problemi. Non ci sono solo i problemi dei finti poliziotti che in questi giorni stanno truffando gli anziani, ci sono tanti delinquenti in circolazione che appunto potrebbero fare molto, molto peggio. Per cui si spera appunto che il ministro Alfano intervenga, anche sollecitato, come è stato fatto nei giorni scorsi dal sindaco Cosolini e dalla presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. Andiamo avanti proprio su questo tema: immigrazione, i muri nell'Unione Europea, la sfida a Bruxelles dei paesi del nord, Svezia, Danimarca e Germania, difendono l'applicazione dei controlli ai confini, per l'Italia problemi degli sbarchi. Abusi sessuali a Colonia, il sindaco del Mirino, criticata la prima cittadina, state a un braccio di distanza dai sospetti, polemiche sugli immigrati. L'intervista intanto, la Boldrini dice salvare Schengen, la Presidente della Camera difende la libera circolazione europea. E ancora Palermo, 36 anni dopo, trovato l'identikit del killer di Mattarella, il capo dello Stato, sulla tomba del fratello ucciso nell'80, grasso depistaggio per il delitto, assolti due neofascisti. Lotterie Italia, vanno a Verona i 5 milioni di euro. Friuli Venezia Giulia, Grado e Passons, due tagliandi da 50.000 euro. Record di biglietti venduti, quasi 9 milioni. Serbia, bufera sul blitz anticorruzione, le opposizioni e l'attacco contro il premier per l'operazione che ha portato all'arresto di 80 persone, un pogrom politico. Il Partito Democratico denuncia una connivenza tra magistratura e governo. Il boss del contrabbando di sigarette è stato assolto nel processo di secondo grado, Stanko Subotic Kane. Milano vince il mirino del proprio partito, in Croazia l'ex premier ora rischia l'epurazione. Klagenfurt, neonato del cassonetto dei rifiuti, trovato da una donna che gettava la spazzatura, il bimbo all'ospedale, condizioni critiche ma stabili. Mod Finance, passeremo ai raggi X, anche le banche, parla Mattia Cipriano, numero uno della startup triestina di rating, più internazionali dopo l'ingresso di Corvallis. Borse mondiali a picco e la Cina svaluta lo yen, tensioni internazionali, la banca centrale interviene per rianimare il mercato, Piazza Affari, la maglia nera d'Europa, tonfo di FCA mentre tiene Ferrari. Crociere, anche nel 2016 Ragusa sarà sul podio, previste oltre 490 toccate per un totale di 803.000 passeggeri, annata record per gli arrivi, stagione prolungata, il via a marzo, ultimi approdi a metà dicembre nel Fiumano. Intanto è già partito il carnevale. Pola Rifalluca al centro storico, il programma comunale Dolce Vita prevede un finanziamento pubblico. Corsa ripescaggio delle vittime Isei. I sindacati sollecitano interventi paracadute per le migliaia di cittadini che hanno perso i contributi a causa delle nuove regole con i nuovi tetti Isei.
Una casa, un caso simbolo, l'anziano proprietario di una casa con 700 euro di pensione perde il diritto di avere l'assegno per l'autonomia o il bonus della badante. Una stima eclatante, la CGIL ha fatto un calcolo secondo il quale gli abitanti penalizzati del Friuli Venezia Giulia sono addirittura 20.000. Si tratta di un regime entrato in vigore l'anno scorso. Addio a Pietro Arduini, custode delle casse dell'onestà di Palazzo, l'ex assessore regionale delle finanze, si è spento a 75 anni, ultimo SMS dall'ospedale sui bilanci di Friulia e Mediocredito. Torna l'acqua nelle fontane del Palazzo della Regione, Teti e Venere, dopo anni a bocca asciutta, zampilleranno di nuovo in Piazza Unità grazie a un intervento da 50.000 euro conquistata dal forzista triestino Marini. Le due divinità a secco scolpite nella fine dell'Ottocento. In 7.000 per i presepi gradesi, l'esposizione allestita al Paracongressi ospita 270 natività sino a domenica. Le pietre dell'Olocausto a Gorizia saranno inserite davanti alla porta delle case in cui hanno vissuto le vittime delle persecuzioni naziste. E veniamo al caso Triestina, Banca Italia in guaia, la nuova unione, l'agonia rossolabardata, la fideiussione e salvezza non vale, la società che l'ha emessa nella blacklist dell'Istituto Centrale, ora ne serve una nuova. Il commissario giudiziale Verny si è già mosso chiedendo al patrono in pectore risposte entro il 15 di gennaio. Ricordiamo, la fideiussione è stata rilasciata dalla ICIR SPA di Roma, a cui si è rivolto il broker di Abbiategrasso, Andrea Roberto Santillo, chiamato in causa da Favarato. Il via libera del giudice, che il 17 dicembre ha accettato la fideiussione, la blacklist di Banca Italia. La Banca Italia ha inserito il 29 dicembre la ICIR nell'elenco generale degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario, la blacklist. I prossimi passi: entro il 15 gennaio Favarato deve sostituire la fideiussione sola, entro il 29 presentare il piano concordatario. Favarato risponde: sono al lavoro per sostituire le garanzie e assicuro una soluzione positiva, mi sono già attivato, a breve troverò una banca. La galleria in eredità al nuovo sindaco, Palazzo Chigi non ha ancora concesso le deroghe al patto di stabilità e la gara per il tunnel di Piazza Foraggi non parta. Scrive nel pezzo Massimo Greco: ormai sono altissime le probabilità che il rifacimento della galleria di Montebello, una vera e propria araba fenice dei lavori pubblici comunali, divenga eredità della prossima giunta. Viabilità, passeggio Sant'Andrea tra cantieri e divieti, partono i lavori su muro e recinzione che delimitano la zona portuale. Servizi funerari ceduti, lira grillina, menis, tassello di una scellerata privatizzazione, fare ambiente, grave errore. Il comune non molla su via Mazzini, confermate le chiusure al sabato fino al 31 luglio, Marchigiani, pedonalizzazione definitiva dopo il riordine del servizio bus. Il prestito dei libri nelle biblioteche civiche va a due coop, una notizia di contorno. L'esperimento positivo su via Mazzini, l'assessore spiega che la nuova serie di P-Days è stata decisa d'intesa con le categorie economiche. Il piano integrato prevede pista ciclabile, park scontati per residenti, bike sharing e interventi in Ponte Rosso in via 30 ottobre. Il circolo sommozzatori mantiene la sede, la giunta rinnova la concessione per 9 anni e finanzia l'abbattimento delle barriere architettoniche. Politica, caro Roberto, candidati e scarica il burattinaio. Antonione scrive una lettera aperta di piazza spronandolo a sciogliere le riserve e a mettersi a capo di una coalizione civica di centrodestra alle elezioni comunali. Il pezzo di Matteo Unterwegen: da un Roberto all'altro, la ruota gira, a distanza di 5 anni i ruoli si invertono, ma sempre di appoggio politico si tratta, protagonisti gli stessi Roberti, Antonione e di piazza. I protagonisti dal Dominus di Forza Italia, la coppia Bandelli-Rovis, il dilemma dell'ex sindaco. Intanto Berlusconi loda pubblicamente la Savino, il Cavaliere manifesta il grande apprezzamento per il lavoro della coordinatrice regionale. Che possa essere un suggerimento in chiave elettorale, scrive il pezzo.
Trieste non regge l'urto dei profughi. Il sindaco lancia un nuovo SOS a Prefettura e Regione e chiede alle forze dell'ordine di far rispettare l'ordinanza sul Silos. 10 nuovi arrivi al giorno, l'ICS intanto chiede un centro bis. Schiavone, è necessario aprire un'altra struttura per la prima accoglienza, il capallone di via Rio Primario con i suoi 80 posti non è sufficiente. Allora andiamo qualche istante in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Bentrovati su Tele4, proseguiamo la rassegna stampa, torniamo sul discorso migranti. Dicevamo, dallo scandalo Silos alla struttura di Via Valmaura sino al Palasport di Chiarbola. La cartina tornasole del fatto che Trieste non ce la fa a reggere la recente ondata di migrati rappresentata dalla vergognosa situazione del Silos. Vanno là perché non c'è un centro di prima accoglienza. Poi il capannone di Via Rio Primario, dove attualmente sono ospitate un'ottantina di persone, non più sufficiente. Visti gli arrivi, ormai una decina al giorno e più di una cinquantina a settimana. Il Palasport di Chiarbola, dove sono stati spostati 75 migranti che bivaccavano al Silos, è chiaramente una situazione tampone. Già domani 75 profughi saranno spostati fuori città, ma la situazione non è risolta perché enti e associazioni rifiutano di impiegare richiedenti asilo come volontari. La festa, i riti sacri e profani, il lancio della croce nell'Epifania delle Fedi, dalla cerimonia dei greci all'omelia del vescovo Crepaldi e ai vespri dei serbi. La Trieste multireligiosa ha vissuto una giornata di grande intensità. Vedete il Pini all'Ulgrant che annuncia un buon anno, fuochi accesi dall'Isontino al Friuli, a Cividale Gemona tornano la messa dello Spadone e del Tallero. Dal Clanfin alla Grotta, la Befana fa gli straordinari, a Barcola una ventina di temerari hanno fatto il bagno, poi si sono rifocillati, speleologi in costume a Sgonico, sette vecchiette scatenate a Muggia. L'addio alle vacanze fra shopping e musei, affluenza buona all'acquario, immaginario scientifico, ultime pattinate prima del rientro a scuola. Furto in casa di riposo, la polizia arriva e trova solo i vecchietti, gli agenti intervenuti per un portafoglio sparito e poi ritrovato, hanno chiamato il 118 che ha inviato due infermiere dell'azienda sanitaria. Sentiamo ora la polizia locale, siamo in collegamento con la centrale operativa, dovrebbe esserci il tenente Fulvio De Grassi, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, qual è la situazione? Beh, la situazione è soporifera, direi, già da un paio di giorni, anche ieri ho prestato servizio di pomeriggio e alla fin fine la città è abbastanza tranquilla, già dal primo dell'anno è sintomatico del periodo. Il traffico al momento è scarsissimo, non abbiamo interventi in atto particolari, questa notte è andata via liscia, sono interventi di routine e anche quelli pochi, un incidentino. E niente, per la giornata per questa mattina al momento in nota solamente, ma per chi è praticante importante, oggi è Santo Battaglia dei Serbo Ortodossi, alle ore 10 ci sarà una solenne liturgia presso il Tempio di via Genova. Perciò potrebbero esserci dei abbastanza numerosi arrivi di fedeli, perciò attenzione, eventualmente potrebbero esserci dei rallentamenti del traffico. Per il resto al momento non ho niente altro da segnalarvi. Perfetto, grazie al tenente De Grassi allora per le precisazioni. Andiamo avanti, in cento al pranzo dei poveri a Montuzza, mensa affollata per iniziativa benefica dei cuochi triestini, 8 su 10 erano italiani, pochi stranieri. Un bonus parcheggi per riempire il Caliterna di Muggia, il comune annuncia incentivi per l'utilizzo del secondo piano, nuove tariffe a giorni, abaco gestione fino al 2024. L'agenda era su Passione e Desiderio, l'annore narrato in versi, da sabato appuntamento con la poesia alla libreria Mondadori.
L'Unione Nuova fa il primo punticino, partita a Scialba, Motta di Livenza con poche occasioni da ambo le parti, Bradaschi nel finale, Sciupo una buona occasione, 0-0 tra Liventina e Triestina. Diamo uno sguardo invece alla situazione dell'Italia della pallamano. L'Italia lotta ma l'Austria è troppo forte, sospinta da oltre 3.000 spettatori, la nazionale azzurra crolla soltanto alla distanza, tre i triestini scesi sul parquet, 27-40 il finale di partita. Basket, Alma sbiadita, i veronesi la rullano di nuovo, biancorossi spenti e senza determinazione, i gialloblu li stendono con un chiaro 79-62 dopo la bella vittoria con Roseto in casa, quindi purtroppo una battuta d'arresto a Verona, che peraltro insomma una delle formazioni più attrezzate del campionato. Per Trieste 15 di Parks, 10 di Bossi, 3 di Pecile, 5 di Baldasso, 21 di Landi, 2 di Prandin e 6 di Zakariev. Dalmasson deluso, fallita la prova, il coach non fa sconti, non abbiamo dato quantità né qualità al nostro match. Verona la vedete in quinta posizione a quota 20. Allora, diamo un'occhiata al Corriere della Sera, alle pagine interne. In primo piano la sfida nucleare, la bomba coreana fa tremare l'Asia, i dubbi dell'America sull'annuncio, la Casa Bianca, non ci sono prove che sia un ordigno termonucleare. L'ONU rafforza le sanzioni. L'arsenale, la Corea del Nord ha un arsenale di armi di distruzione di massa, secondo i cinesi almeno 20 ordigni nucleari, oltre a missili dalla gittata ancora incerta. Pyongyang dice di avere missili capaci di raggiungere le città degli Stati Uniti, ma l'intelligence occidentale dubita. Avete visto le immagini in onda della TV di Stato, il servizio sul test della Nord Corea trasmesso dalla TV sudcoreana, ci vorranno settimane per verificare se si sia trattato davvero di una bomba ad H. Seoul ha condannato duramente l'operazione di Pyongyang. Prova di forza per dimostrare che il paese non implode, questa è una delle analisi di Jan Bremmer, presidente del Centro Studi Eurasia Group. Il brillante leader Kim, i segreti dello sciamano tra lager e faide cruente, l'uomo di Pyongyang resta un mistero impenetrabile. L'Unione Europea vacilla il sistema Schengen e la Germania passa all'attacco. Berlino avverte che saranno necessarie misure da parte dei singoli stati. La Commissione di Bruxelles chiede di salvaguardare il trattato. Le regole di Schengen sono attualmente sospese in 6 paesi, in Norvegia che non fa parte dell'Unione Europea, poi la Svezia, la Danimarca, l'Austria e la Germania hanno deciso appunto di sospendere Schengen. Il vertice, l'incontro di ieri a Bruxelles convocato dopo l'iniziativa appunto di Svezia e Danimarca. Il gelo di Bruxelles, polemiche sbagliate su Zadra dopo le missioni dell'unico italiano del gabinetto Juncker, la commissione non è questione di passaporto. Adesso una polizia europea di frontiera, l'Italia nell'Unione Europea non vince con gli slogan. Enrico Letta, serve la leadership, inutili le frasi come battere i pugni sul tavolo. Le logiche nazionaliste sono inefficaci per tutti. A Renzi dico, in questa fase necessarie credibilità e coerenza. I terroristi hanno passato le frontiere dell'Unione più volte. Queste le parole di Enrico Letta, ex Presidente del Consiglio, che a Parigi dirige la Scuola di Affari Internazionali di Sciences Po. Vedete gli arrivi in Europa e la migrazione verso il nord, la rotta che dalla Turchia passa attraverso Grecia,
Macedonia e poi Serbia, Croazia, Slovenia ed Austria, con il blocco ormai in direzione dell'Ungheria. Spenta la voce di Rakhia, la giornalista libera che osava sfidare l'ISIS, meglio morire decapitata che vivere umiliata, uccisa dai fanatici. Sognavamo la fase successiva, abbiamo ignorato l'attuale, abbiamo guardato al futuro, ignorato il passato, un errore di cui ci pentiremo. Fuoco incrociato su Angela Merkel per il caso Colonia, ma non cadrà, test decisivo sull'apertura ai profughi. Angela Merkel, al terzo mandato come cancelliera della Germania, l'attuale governo di grande coalizione, è entrata in carica il 7 dicembre 2013. È la prima donna a diventare leader della Germania e la più potente al mondo per la rivista Forbes, ma anche il cancelliere più giovane nella storia del paese. Si segue la pista di una gang organizzata dai nordafricani, denuncia in varie città, allarme una nuova forma di delinquenza già attiva a Düsseldorf, decine di attacchi ad Amburgo, tutti contro la sindaca Henriette, scivola la passionaria pro immigrati, la prima cittadina di Colonia, consigliate alle ragazze state lontane dagli stranieri. 3 mesi trascorsi dalle elezioni del sindaco, 100 le denunce presentate dalla polizia di Colonia dopo San Silvestro, 2 casi di stupro denunciati finora dalle donne aggredite a Colonia. Unioni civili, torna il Family Day e c'è il sostegno dei vescovi, marcia a fine gennaio, Bagnasco, nessuna istituzione deve oscurare la famiglia. I precedenti, la prima volta il 12 maggio 2007 quando Piazza San Giovanni a Roma si riempie per il Family Day organizzato dal forum delle associazioni familiari con la benedizione della CEI. I politici sul palco, Berlusconi, Fini e Casini con gli esponenti delle principali associazioni cattoliche, la seconda edizione, il 20 giugno 2015, nuovo appuntamento in Piazza San Giovanni per contestare il DDL sulle unioni civili. I promemoria di Verdini e quella lettera su Renzi, perfetto trasformista, i report, i consigli a Berlusconi all'ombra del Nazareno. Gennaio 2014, Berlusconi accompagnato da Letta arriva nella sede dei Democratici a Nazareno, leader di Forza Italia, siglerà con Renzi, non ancora premier, il patto sulle riforme. Critiche da Forza Italia, il PD difende Napolitano e un esempio da lui una lezione. Tutto relativo all'intervista in cui l'ex capo dello Stato annuncia che sosterrà la conferma della legge di riforma approvata dal Parlamento, augurandosi che le parti, opposte parti politiche si confrontino sul referendum nella sua oggettività. Primarie, io dirò la mia, Balzani apprezzata e parla tutta la città, il sindaco se non se le fa si riduce a forza di testimonianze. Diamo un'occhiata anche al Messaggero Veneto, emergenza sicurezza. Criminalità e profughi, piano speciale per il Friuli Venezia Giulia. Viminale e prefetture stanno definendo i dettagli degli interventi in regione. L'obiettivo è seguire dall'ingresso in Italia i soggetti segnalati come pericolosi. Dalla Croazia in Slovenia, 1.000 migranti al giorno. Gelo, freddo e muri nei Balcani rallentano ma non fermano il flusso degli arrivi. Lubiana non blocca i transiti, consentendo il passaggio fino al confine austriaco. Vedete la visita in regione, il progetto nasce dal lungo incontro di Cividale tra ministro rappresentante del governo Udine, Vittorio Zappalorto, rapinatori dall'est. Tra gli obiettivi c'è quello di permettere alle forze dell'ordine un monitoraggio preciso dei mezzi segnalati come pericolosi all'estero. Sorveglianza alle frontiere, il primo passo sarà quello di installare una serie di telecamere ai valichi di frontiera per avere sotto controllo tutti gli ingressi nel paese. Fondi nazionali, finanziamenti necessari dovranno essere trovati
tra le pieghe del bilancio garantito per il 2016 al Ministero dell'Interno. Intanto gelo, freddo e muri, i Balcani rallentano ma non fermano il flusso degli arrivi. Lubiana non blocca i transiti consentendo il passaggio fino al confine austriaco. Vedete insomma questa marea umana che continua ad arrivare. Frontiere, i muri nell'Unione Europea, la sfida a Bruxelles dei paesi del nord, Svezia, Danimarca e Germania difendono l'applicazione dei controlli ai confini, per l'Italia il problema degli sbarchi. Abusi sessuali a Colonia, sindaco nel mirino, la Boldrini intanto dice salvare Schengen, la Presidente della Camera difende la libera circolazione europea. La minaccia atomica, ne abbiamo già parlato, la Corea del Nord testa la bomba ad H, l'ordigno di idrogeno detonato la scorsa notte ha provocato un sisma di 5.1 gradi della scala Richter, dura condanna dell'ONU e della comunità internazionale, dubbi degli Stati Uniti. Lotteria Italia, vince Verona, due premi anche in Friuli, secondo premio a San Nicola la Strada, terza a Roma, quarta a Varese, quinta a Como, vincite di consolazione a Passons e a Grado, record di biglietti venduti. Andiamo ancora un istante a vedere la prima pagina del quotidiano Il Piccolo, spiraglio per gli esclusi dall'ISEE, i sindacati del Friuli Venezia Giulia sollecitano il ripescaggio per le migliaia di cittadini tagliati dalle nuove regole, l'esempio un anziano con casa e 700 euro di pensione perde il diritto al welfare. Poi disastro triestina, Banca Italia boccia la fideiussione esibita da Favarato. Allora sentiamo le parole di Sandra Savino di Forza Italia. Proprio ieri mattina, giorno della Befana, a Sveglia Trieste. Al di là del aperti o chiusi, questo è un tema che non riguarda il commercio, punto numero due, perché riguarda la legge sulla concorrenza. E noi su questa, e non lo dico io, lo dice lo stesso assessore Bolzonello, e noi competenza su questa materia non abbiamo, non l'abbiamo. Quindi lo sforzo che la Giunta fa per proporre un disegno di legge che riguarda le chiusure del commercio è un disegno di legge che non ha nessuna competenza, quindi sarà automaticamente, come dice l'assessore Bolzonello, respinto, facendo perdere a noi tempo e soldi, commissioni, aula, uffici, carta. Ecco, allora questa è la Giunta della Serracchiani. Non abbiamo alcuna competenza su questo, mi meraviglio e neanche tanto del comportamento dei sindacati e in modo particolare del signor Belci, che a ricorso del presidente Tondo sull'argomento, vabbè sì ma intanto qua c'è nessuna, adesso per questa proposta, questo disegno di legge della Giunta Serracchiani esprime in maniera entusiasta quando non ha competenza, cioè la Giunta non può farlo. Allora, queste parole della Savino sul discorso commercio, diamo qualche istante di pubblicità, ci ritroviamo tra poco con Rossana Giacaz, la funzione pubblica della CGIL, e con le vostre domande da casa, 040 31 39 93, come sempre il numero di telefono. Buongiorno, allora bentrovati con Sveglia Trieste, Rossana Giacaz, segretario di CGIL Funzione Pubblica di Trieste, grazie per essere con noi questa mattina. Grazie a voi, buongiorno. Allora, iniziamo con la nostra chiacchierata proprio dalle pagine del quotidiano Il Piccolo. Corsa al ripescaggio delle vittime ISEE, i sindacati sollecitano interventi paracadute per le migliaia di cittadini che hanno perso i contributi a causa delle nuove regole. Un caso simbolo: l'anziano proprietario di una casa con 700 euro di pensione perde il diritto ad avere l'assegno per l'autonomia o il bonus per la battante. È una stima eclatante. La CGIL ha fatto un calcolo secondo il quale gli abitanti penalizzati del Friuli Venezia Giulia sono addirittura 20.000. Una situazione insomma che rischia di mettere in difficoltà nel concreto tante persone. Ma diciamo che l'ISE è iniziato male, è stata un'annuncita del governo che ha dichiarato che con l'ISE andranno a pescare i furbetti, no? Quelli furbetti dei contributi pubblici. In verità questi dati noi non li abbiamo di quanti sono stati questi furbetti, ma pensiamo che invece il vero obiettivo fosse proprio quello di escludere molte persone che prima non avevano diritto rispetto ai contributi.
Che cosa è successo? Tutti avranno purtroppo, anche i cittadini di questa città sono state vittime di questo ISEE già all'inizio, perché scadde tutto nella stessa giornata e tutti andarono in giro a cercare dove si poteva fare questo ISEE. Alcuni non sono riusciti neanche a farlo in tempo per raggiungere le misure e i contributi. Che cosa succede? Con queste nuove regole, noi stimiamo ci siano appunto 20.000, ma non solo noi, tutte le organizzazioni sindacali stimano ci siano 20.000 esclusi dal che prima avevano diritto agli interventi che l'ISEE precedente dava, che sono i fondi per l'autonomia possibile, i contributi per la casa, i contributi per la rete dell'asilo, cioè sono contributi a favore di famiglie che non ce la fanno in un momento difficile della città, d'Italia in generale, ma della città che conosciamo, sono sotto gli occhi di tutti. Questo ISEE va a tagliare le gambe alla contribuzione di tante persone, di tante famiglie che ne avrebbero diritto. Il caso citato dal giornale è veramente simbolico, però è reale, è molto realistico. 700 euro una casa di proprietà, un anziano non ce la fa e non avrà contributo di alcun genere, per esempio sul fondo dell'autonomia possibile, che è una misura che magari in maniera, sappiamo che non sono misure definitive, sono misure anche di piccoli interventi a volte, ma che per una famiglia con basso reddito possono essere importanti. L'ISEE è ancora un caos per farlo, perché hanno tagliato i soldi ai patronati, perché il governo ha fatto due manovre, ha fatto le nuove norme ISEE e ha tagliato i soldi ai patronati, così che lei è vicino alle scadenze appunto della presentazione dell'ISEE per alcuni contributi, trova tutti i patronati che non hanno posto per farlo l'ISEE. Quindi un bel caos che colpirà le persone, proprio le persone più deboli in questo momento. Sul giornale appunto l'assessore Telesca dice apriamo un tavolo, vediamo quanti sono gli esclusi. Bene, per l'amor di Dio, perché bisogna mettere rimedio, però io credo che questa era una misura che andava vista meglio. E andava fatto uno studio prima per capire quanti erano gli esclusi, perché se l'unica operazione di sta ISEE è far fuori 20.000 famiglie nel Friuli Venezia Giulia che hanno bisogno perché hanno perso il lavoro o hanno un reddito da pensione che non gli permette di vivere, mi sembra che sia stata un'operazione schifosa questa dell'ISEE. Anche perché poi insomma la situazione economica già in generale non dà grandi spunti di una ripresa, come dire, concreta anche nel nostro territorio, quindi sono aiuti quanto mai importanti in un momento in cui magari anche all'interno di una famiglia altre componenti familiari magari hanno ancora più difficoltà ad aiutare magari chi è in difficoltà, l'anziano e così via. No? Certamente siamo in una crisi che è sotto gli occhi di tutti, noi a Trieste poi le chiusure di fabbriche, di unità operative insomma, che prima lavoravano, sono cose settimanali, l'ultima è la Vitrani, insomma, tutti a casa. E credo che in questo momento in cui non c'è una politica, noi non vediamo un'uscita fuori dal tunnel, perché le politiche sul lavoro non ci sono, no, ci sono solo formule di sostegno ai redditi, e questo può essere una stampella per aiutare a uscire dalla crisi. E se togliamo o dimezziamo o azzoppiamo anche questa unica gabbia che abbiamo, non lo so come faranno questi cittadini, non lo so. Allora, poi ci sono altri discorsi, come per esempio ne parlavamo prima di iniziare, la privatizzazione di un nuovo ramo di quella che era Cegas, no? Le onoranze funebri. Oggi c'è una polemica proprio sul giornale relativamente a questo da parte di Menis, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, che dice: servizi funerari ceduti, lira grillina, Menis tassello di una scelta di una scellerata privatizzazione, fare ambiente grave errore. Quali sono i rischi di una privatizzazione di un servizio del genere? Allora, questa cosa qua nasce da una sentenza che dice appunto del 2008, che dice appunto che i servizi funerari non possono rimanere in house, cioè in casa, ai comuni, ma devono essere ceduti a terzi. Il servizio funerario della Cegas è un servizio dato in concessione dal comune di Trieste, da Cegas.
Quindi c'è una prima anomalia, Ceras mette in gara d'appalto un servizio che non è suo, perché di fatto è un servizio in concessione dato dal Comune di Trieste. Ma al di là poi dei tecnicismi e di capire da dove nasce, la preoccupazione nostra qual è? Noi, insomma, purtroppo i servizi funerari hanno ormai costi molto molto alti che appunto non possono essere affrontati a volte dalle famiglie. La Ceras APS faceva, appunto perché controllata dal comune, un po' da calmiere, diciamo così, se così si può chiamare, perché comunque i funerali costano tantissimo, faceva un po' da calmiere nel mercato del privato pubblico, del privato privato, insomma, diciamo così. L'altra cosa è l'intervento sui non abbienti, perché noi non siamo nel Medioevo, chi muore viene seppellito con dignità e non viene buttato fuori dalle mura della città. Quindi questo intervento per la città di Trieste vale 100.000 euro all'anno. E la gara scade nel 2017 con Ceras, che era controllata, poi non sappiamo che cosa succederà. Noi siamo preoccupati per le ricadute sulle persone, proprio anche qua, sulla cittadinanza, e su chi farà gli interventi sui meno abbienti, perché c'è un business sui servizi funerari che è a dir poco, non saprei neanche come dire, insomma, addirittura grottesco in qualche caso. Allora, telefonata da casa, pronto, buongiorno. Ah, buongiorno. Prego. Faccio seguito al discorso che ha fatto la sua ospite della crisi in cui si trova la città di Trieste, sia dal punto di vista del lavoro che del grado di povertà della popolazione. E la sindacalista dice che bisogna reagire anche a questa legge, in particolare quella che definisce questo ISEE in maniera scorretta, perché se no la gente qua diventa una situazione di povertà estrema, e quindi reagisce nei confronti di una legge che è attiva e quindi la contesta perché non ha una logica. Contemporaneamente abbiamo una legge che è attiva e che dà dei grandi benefici alla città di Trieste, ma nessuno reagisce, e mi riferisco al discorso del fatto che nella zona di Trieste non si dovrebbe pagare il debito pubblico italiano, in quanto questo discorso è riconosciuto da una legge italiana. Perché il sindacato non prende posizione su questi discorsi, che sono discorsi che portano beneficio alla città? Quindi non si capisce, cioè, per certe leggi sì, per certe leggi no, è una cosa stranissima. Volevo capire la logica, grazie. Buongiorno, grazie. Allora, non ho capito bene la domanda. Se la domanda è l'intervento sull'ISE, cioè il ragionamento che noi facciamo sull'ISE, che faccio sull'ISE, è un ragionamento su una norma sbagliata appena introdotta, che è stata cambiata. L'ISE esisteva già prima, era normato con alcune caratteristiche, ora sono cambiate le caratteristiche che nuociono ai cittadini. Questo è semplicemente quello che volevo dire. Se poi il signore si riferiva alle tasse pagate all'Italia in maniera scorretta, perché c'è una legge che riferisse a tematiche relative al territorio libero di Trieste, io credo che queste vadano approfondite, se come fa il territorio libero di Trieste, ma credo che le tasse vadano pagate a uno Stato, e lo Stato deve rendere al cittadino ciò che io investo. E io credo che questo sia il principio che ormai è rotto con i governi, e con questo governo in particolare. Io devo pagare in proporzione, avere servizi per i quali ho pagato. Ormai le tasse da lavoro sono intorno al 37, dal 27 al 37% su qualsiasi busta paga. Se noi guardiamo il lordo e guardiamo il netto, noi, qualsiasi lavoratore prende circa la metà è in tasse che lo Stato ci deve rendere. Noi facciamo un investimento dentro un sistema che è il nostro sistema paese, così chiamato, diciamo così. Quando questo sistema non risponde, affama i suoi cittadini e solo prende senza dare, questa è una cosa che non va fatta. A proposito, diciamo così, di servizi, tanto si è parlato della riforma della sanità in Friuli Venezia Giulia, ma mi fermo un attimo perché vedo che c'è un'altra telefonata, quindi la facciamo passare e poi riprendiamo l'argomento. Buongiorno. No, sono sempre io, volevo solo fare una piccola considerazione. La mia domanda era
sulla logica di, per, siccome il discorso delle, del trattato di pace, del famoso discorso che non bisogna pagare il debito pubblico italiano, fa parte della legislazione italiana, e di ciò il sindacato deve prendere atto, è così, basta fare un'indagine e troverà che questo è vero. Se questo è vero, è giusto che il sindacato, come si occupa dell'ISEE che non va bene, dovrebbe prendere in mano il discorso e portarlo avanti, perché questo porterebbe un grande beneficio. Le tasse si pagano, solo che si pagano secondo la legge, e se esiste una legge di questa ragione per Trieste, è giusto che, siccome è un beneficio per i cittadini, chi difende i cittadini ne prenda atto e porti avanti il discorso. Questo è semplice, semplice, non c'è nessuna altra difficoltà. Buondì. Grazie per la precisazione. Sì, grazie per la precisazione. Io non, se ci fosse questa, cioè io credo in un sistema paese, ripeto, io credo che Trieste da solo non ce la possa fare. Adesso non so se sia neanche esigibile in questo momento quella norma lì, perché però io non so se ce la facciamo da soli, cioè questo io ho un dubbio enorme, perché io non so se solo con il reddito di Trieste, ora come siamo, se decidessimo di vivere così da soli in solitudine con quello che versiamo noi, con il reddito da lavoro, non riusciamo a mantenerci tutti i servizi. Io ho un dubbio su sta cosa, mi piacerebbe che venisse fatta una proiezione per confrontarci poi sui numeri, non sulle sensazioni, perché poi le sensazioni non portano a niente, i numeri magari poi, come abbiamo visto sull'ISEE, portano a disastri. Allora, torniamo al tema della sanità, di questa riforma di cui tanto si è parlato, tanto si è dibattuto. Qual è la situazione dal punto di vista della CGIL e dell'applicazione di questa riforma in regione? La riforma è al palo, è stata anche lì un annuncite, una riforma scritta bene, ma è rimasta sui tavoli e sui documenti e sulle slide. C'è una mancanza di risorse, una enorme mancanza di risorse, mancano 800 operatori in sanità in Friuli Venezia Giulia, e non si può dare sanità senza gli operatori, ormai l'abbiamo detto fino alla nausea, ma è, diciamo, anche ovvietà. Chiunque purtroppo ha l'esperienza oggi di accedere a un nostro servizio capisce subito che c'è una mancanza di personale, e questa è dovuta al taglio delle risorse. Di nuovo questa regione, adducendo i tagli del governo nazionale, ma anche con scelte precise qui, ha scelto di tagliare sulla sanità. Le assunzioni devono essere come costo l'1% in meno delle assunzioni del 2012, siamo nel 2016, quindi si figuri lei come affronteremo quest'anno e come affronteremo la riforma. La riforma è cominciata oggi, cioè formalmente dovrebbe iniziare in gennaio, quindi è iniziata, aspettiamo il cambio di passo e soprattutto un colpo di reni, l'ho detto mille volte, no? La voglia di toccare i poteri forti e di cambiare le cose per dare i servizi ai cittadini, perché non può essere che la rampa di Catinara sia sempre l'unica soluzione per tutto. Non ci sono servizi, questi CAP famosi che dovevano partire sul territorio, che dovevano dare risposte sul territorio, non è possibile che non siano ancora partiti. Vediamo che cosa faranno. Per il momento noi abbiamo già fatto una manifestazione sotto la regione proprio prima delle feste, abbiamo portato i pacchi regalo e i pacchi dono alla regione per le due riforme che dovevano essere fatte, che una è delle UTI, quindi degli enti locali, e l'altra è la sanità, che al momento le UTI sembrano un gran disastro, punto, e la sanità è ferma, in continuità con l'altra giunta. Allora, altra telefonata da casa, sentiamola, buongiorno. Sì, mi scuso, sono la terza volta che intervengo e non intervengo più, però non ci sto al discorso che ha fatto la signora. Non si può discriminare tra una legge e un'altra. La legge è legge, è legge come quella dell'ISEE, è legge come quella che prende il trattato di pace, e quindi con la caratteristica del discorso delle tasse pagate in quel modo. Quindi voi il sindacato dovreste essere obbligati a scegliere la strada più favorevole, invece fate discriminazione. Questo non va bene, perché questo vuol dire fare politica, e voi invece dovete proteggere la gente. Grazie. Sì, io aggiungo solo questo, poi non, perché se no facciamo la politica, sì, questa roba dell'indipendentismo che diventa
Noi siamo per difendere le leggi. Io non so se questa legge che cita il signore è esigibile, perché se questo significa l'isolamento, lo ridico di nuovo, non ci credo, ecco, non ci credo. Trieste non ce la fa, in questo momento non ce la fa, anche se questa legge fosse esigibile, e non lo è. Allora, qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. Non vi arriva i soldi da Roma, quindi... Rieccoci in studio per ancora Sveglia Trieste con Rossana Giacaz, segretario provinciale della funzione pubblica della CGIL. Allora, abbiamo affrontato l'argomento sanità, volevo anche chiedere a questo punto se ci sarà, come dire, anche un tentativo di nuovo confronto con la Regione dopo le manifestazioni, dopo come dire, l'applicazione e l'entrata in vigore di questa riforma sanitaria, e se ci sarà, come dire, un punto della situazione, visto che parte adesso, se tra qualche mese avete intenzione, insomma, di andare a, come dire, a riferire su quelle che sono appunto eventualmente le inefficienze rispetto alla nuova entrata in vigore. Sicuramente noi abbiamo seguito questa partita, come si sa, dall'inizio, in maniera, come dire, critica, nel senso leggendo quello che stava succedendo. E siamo andati sotto la Regione perché quello era il momento in cui si faceva la finanziaria. Noi abbiamo chiesto che venissero introdotti nuovi denari in finanziaria per quanto riguarda la sanità, questo non è stato fatto. Non è l'ultimo atto economico che fa la Regione, noi andremo a chiedere i soldi per sostenere il sistema. Questo è garantito, anche perché, ripeto, io credo che in alcuni punti noi siamo in una sofferenza ormai insostenibile. Insostenibile, purtroppo lo si vede ogni giorno dal pronto soccorso, alle medicine, eccetera. E noi dobbiamo cominciare a pensare a dare i servizi sul territorio. Dovrebbero partire questi CAP, questi centri territoriali, insieme ai medici di medicina generale. Sappiamo che è stato concluso un accordo con i medici di medicina generale che è stato molto contrastato. Hanno dato loro per fare questo servizio insomma, una cifra non indifferente, pensando che gli operatori della sanità sono ormai 6 anni senza contratto. Vediamo se questi soldi investiti risolveranno qualcosa, altrimenti che se li assumano questi medici, se proprio non riescono a stare dentro il sistema, perché il sistema di convenzione vuol dire che non funziona. Ecco, c'è un'altra riforma, quella delle UTI, di quelle che diverranno, diciamo così, le future amministrazioni, diciamo, che vanno a sostituirsi alle province, con questo teorico passaggio anche del personale della provincia, della regione. Come sta andando? Un pasticcio, per dirla così, con una parola leggera. L'UTI è un pasticcio, non inizia, anche questa qua è una riforma scritta sulla carta che non può funzionare. I sindaci del Friuli Venezia Giulia hanno fatto ricorso, sono quasi 80 i sindaci che hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato, al TAR. La legge l'hanno modificata in corsa, ora sembra non sia, da quello che capiamo, sembra che non sia più obbligatorio aggregarsi dentro le UTI, quindi avremo una specie di colabrodo in giro per tutta la regione che non saprà più come dare servizi, e chi soprattutto è che deciderà in quei territori. Faccio un esempio solo per Trieste: noi avevamo sta UTI Giuliana che raggruppava tutti i nostri comuni. Hanno dato una dilazione di 180 giorni, il primo servizio che dovrebbe partire è quello dei vigili urbani.